Allora, adesso vi presento due ragazze, brave, ma non so, un po', devo dire, brave, ma hanno, non è che vadano molto d'accordo, vediamolo un pochino, si chiama il complesso Jewel, duello, no? E sono Alessia ed Ilaria, le vogliamo dire, eccole qua, Ilaria, Alessia, ecco, ma è vero che voi avete questa difficoltà un pochino ogni tanto, eh? Io non vorrei mai litigare con lei, se è molto brava tra l'altro al piano, però tutte le volte lei deve dimostrare di essere la migliore e mi tocca sempre umiliarla così davanti a tutti. Peccato che non ci riesci. Ah, ecco appunto, era esattamente quello, ma chi è la più brava di voi due? Io sono più brava. Ilaria, sciocchetta, sono molto più veloce. No, me l'ho dimostrata a questo punto. Io vengo dalla musica classica. Anch'io, ricordati. Ma io me la ricordo ancora. Voglio, basta ragazzi, piattatela, abbiamo capito, ecco, ai piani, forza, tu dove vai? Tu sul nero e lei sul bianco, va bene. Allora a questo punto, no, io voglio che noi capiamo bene se effettivamente queste due ragazze ce la fanno. Prima voglio sentire, mi fate una piccola, fate vedere la vostra capacità col piano, eh? Chi comincia? Comincio io. Stavi per dire qualcos'altro, visto che me, cosa vuole dirmi? Che adesso io farò un brano di musica classica, che sceglie Alessia a caso, vai. Ok, qualcosa di Bach. Mia cara, Ludwig van Beethoven. Bazzecole. Facciamo una bella cosa allora, io so che avete fatto un'operazione divertente, un quarto di nobiltà, avete preso la marcia alla turca di Mozart, sì. Giusto? Sì, e giochiamo un po' con la musica. E giocate un po' con la musica, grande. E poi ne facciamo una canzone, credete, la conoscete tutto, non dico altro perché vedo che siamo addirittura d'arrivo. Allora, sentiamo subito la marcia alla turca, ciao!
siamo arrivati alla fine, il TG aspetta, le notizie sono troppo importanti. Do i due, siete comunque bravissime, grazie, a domani, grazie. A mezzogiorno su Rai 1, ciao a tutti. Bravissimo, grazie. È sempre un miracolo. Bravissimo. Bene. Avevamo sì. Va bene. Ma scusate, mi avete dato il tempo, cioè, sto parlando con la tecnica, mi avete detto che ormai eravamo così, invece c'è ancora tutta questa cosa correndo. Potevano finire bene il pezzo, c'era un altro pezzettino. I cattivi sono loro per adesso. Va bene. Lo rifacciamo, sentite, tutto intero un'altra volta. No, però vi esercitate molto per fare questa cosa. Ci vuole un costanza nello studio. Quanti anni hai studiato al conservatorio? 10 per il diploma, poi naturalmente avevo iniziato a 8 anni. Sapete che modo? È finito? Adesso che stavo a contarne una. A domani! A domani!